Un altro aggiornamento, un altro viaggio, un'altra avventura per Terre, Sapori e Vini. Amici cari, questa volta parliamo, pensate, di caviale. Sapete perché lo facciamo? Perché noi italiani siamo tra i più grandi produttori al mondo di questa eccellenza. È una grande produzione concentrata dove? Nel comune di Calvisano, in provincia di Brescia, in Lombardia. Mario Passaglia, laureato in biologia, il dottor Mario Passaglia qui con me. Dottore, raccontiamo subito dicendo che cos'è il caviale. Allora, il caviale sono le uova degli storioni lavorati con sale, quindi è un prodotto alimentare che è tra i più semplici che esistano, perché sono soltanto uova di storione e sale, eppure su un prodotto così semplice c'è intorno una leggenda infinita. Infatti, perché a Calvisano, perché qui nel Bresciano produciamo caviale noi italiani? Cos'è successo storicamente? Beh, intanto c'è da dire che l'Italia giustamente rivendica una zona particolarmente vocata per gli storioni, perché la pianura padana ospitava ben tre specie di storioni, una situazione praticamente unica in Europa se escludiamo il bacino del Danubio, che aveva un numero di specie superiore. Purtroppo di queste tre specie due sono già scomparse dal nostro territorio, ma una di queste è stata salvata grazie all'attività di acquacoltura, che ha permesso la riproduzione di questa specie e ha consentito anche il ripopolamento nei fiumi italiani. Il progetto di questa azienda è partito nei primi anni 70 con l'idea di utilizzare il calore di una acciaieria per stabilizzare la temperatura, l'acqua della falda, che altrimenti sarebbe piuttosto fredda, attorno ai 13 gradi, con un risparmio energetico per quanto riguarda l'impianto di raffreddamento dell'energia e per il riscaldamento dell'acqua. Oltretutto c'è un ulteriore risparmio energetico, perché l'acqua utilizzata dall'allevamento viene conferita sul piano di campagna per irrigazione, e quindi i contadini hanno la possibilità di risparmiare anche sull'energia di pompaggio di irrigazione. Quante specie abbiamo qui di storione? Allora, qui in questo allevamento specifico ne alleviamo tre, poi abbiamo altre quattro specie che alleviamo nel parco del Ticino in società con altri partner. E in tutto il gruppo Agroittica gestisce 7 specie diverse di storioni, su un totale di 25 specie esistenti al mondo, e siamo in grado di offrire al mercato la più grande gamma di caviali, perché ogni specie dà un caviale? Ogni specie dà un caviale diverso, con un profilo sensoriale particolare, riconoscibile e differente. Le carni dei pesci dove vanno poi? La carne di storione è ottima e può essere consumata affumicata a caldo o a freddo, oppure cotta o cruda. Cruda è eccezionale, sia per produrre carpacci e tartare che per prodotti marinati, e soprattutto lo storione bianco ha una qualità della carne molto elevata. Diciamo questo, ok, noi grandi produttori di caviale, ma poi non rimane in Italia, perché noi non siamo grandi consumatori, cioè il grosso viene venduto all'estero, tutto il mondo. Sì. Circa il 90% della nostra produzione è destinata al mercato internazionale, anche se c'è da dire che probabilmente, anche per merito nostro o per l'azione di comunicazione che abbiamo fatto, diciamo che gli italiani stanno riscoprendo questo prodotto e il mercato, anche italiano, un po' alla volta si sta ingrandendo. Più che altro in passato c'era un grande pregiudizio nei confronti di un prodotto italiano, perché si pensava che il caviale fosse qualcosa legato all'Iran, sì, alla Russia o a paesi lontani, quando molti italiani hanno dimenticato che invece a partire dal Rinascimento noi abbiamo diverse testimonianze storiche sulla produzione, sull'importazione e sul consumo in Italia del caviale, quindi è una tradizione italiana che purtroppo si è persa con il tempo. Ci fermiamo qui per ora, ma andremo ancora nel tempo ad approfondire l'argomento, perché è interessantissimo e poi è un'eccellenza del nostro bel paese. Per ora è tutto, grazie dottore. Terre, Sapori e Vini, questa volta abbiamo parlato di caviale.